Bellissimo questo momento, bellissimo, una perla. Ma speriamo che ci sia stato anche il dopo. Ma speriamo. Oh, finalmente. Bellissima sta scena, altro che Tidus e Iuna. Madonna, qui ora rivolta popolare. Allora, diciamo che da un lato sono anche sollevato, perché ero convinto che per prendere i poteri di Quindi Jill Barnabas. Noi lei in un seguiamo. modo o nell'altro doveva crepare, invece fortunatamente non è stato così. No. Quindi, Le nostre ok. strade si incroceranno ancora. Che Però ci piaccia o meno. non è finita ancora. Inoltre, prima c'è una cosa che dobbiamo fare. Ma certo. Dorso di drago. Esatto. L'ultimo cristallo madre. Lynherriar è sul fondo del mare. Walud non si avventurerà a Cicronia senza. Ma sanno del nostro arrivo. Ci serve un piano. Un piano infallibile. Allora torniamo a casa e troviamone uno. Ora bisogna capire se Cicronia Jill. dovrà Beh, aspettare. penso di si può ancora combattere e utilizzare il ghiaccio, forse in minima parte. Perché comunque tutti quanti, anche quando hanno perso il potere dell'Eikon, lo hanno comunque ancora. Hanno soltanto condiviso parte del loro potere, per cui forse sarà un po' più debole. Ecco, vedi, ora siamo sulla costa addirittura dell'altro lato. Minchia, torna al rifugio. E come ci torno? Così, cioè, mi teletrasporto praticamente. Che bella scena, mamma mia. Ragazzi, ho i brividi Mid dice che Odino ha separato le acque. Ha sempre avuto un debole per le frottole. Ma ci sono frottole e frottole. io. Non ci avrei creduto neanch'io. Vedo che tuo zio non c'è. È rimasto sulla nave. Servivano riparazioni dopo lo scontro con Lynherriar. E c'è un carpentiere a Randella. Lo vedremo una volta salpati per Cineria. Sei sicuro? A quanto so, ci sono Akashic dappertutto. In quale città non è così ormai? La piaga di Ultima si diffonde. Mi Non ci sto. La resta più piaga è tempo, creata da vero? Ultima. Abbiamo rinforzato il rifugio al meglio. Ma qualche asse di legno non sarà abbastanza. Comunque, non molliamo. Tutto può aiutare. Speriamo. Oltre lo stretto, quindi sono qua in Sicilia, perché è lo stretto di Sicilia. Il potere del ghiaccio. Clive ha rivendicato una parte dell'essenza dell'Eikon Shiva. Sintonizzarsi con Shiva non solo cambia l'aspetto elementare degli incantesimi di Clive, ma permette anche di accedere a diverse nuove abilità degli Eikon, come Era Glaciale, che respinge violentemente i nemici a grandi distanze. I dettagli sull'abilità si trovano sulla sezione abilità del menu principale. Talento di Shiva. Il talento degli Eikon di Shiva, ondata di gelo, può essere usata per spostarsi rapidamente a sinistra e a destra, in avanti e indietro, per schivare gli attacchi o avvicinarti a un nemico. Ah, vedi, questo è comodo. Diciamo che può essere una valida alternativa a Fenice e Ifrit, anche se in realtà. Dovrei vedere Joshua, se Taria è d'accordo. Ecco, ci saranno, penso, side quest adesso, esatto. Oddio, uno, due, oh cacchio. Ci sono due side quest con il più, tra l'altro, che sono quelle che mi danno roba. Ah, Gesù. Shiva incanalata, in tutti i sensi, credo di capire, perché credo che qui Shiva ce la siamo incanalata come, come giusto che sia.
Allora, polvere di diamante, esatto, che è praticamente invoca una tempesta invernale che congela sul posto i nemici nell'area d'effetto, infliggendo notevoli danni da ghiaccio e respingendoli all'indietro. Brina, evoca un gigantesco cristallo di ghiaccio che infligge danni continuati nel tempo ai nemici intrappolati al suo interno. Minchia, questo è forte. Era glaciale, scaglia una raffica di frammenti di ghiaccio che respinge... No, questa in realtà non mi piace più di tanto. Malia, scaglia diversi frammenti di ghiaccio che una volta colpiti i nemici leggeri li attirano verso Clive. Può essere utilizzata a mezz'aria, anche questa non è male. Che Shiva è figa comunque, eh? Shiva è figa. E, da un lato potrei utilizzarla anche al posto di Fenice barra Ifrit. Potrei utilizzarla al posto di Fenice barra Ifrit in realtà, perché questa mi permette di attirare verso me i nemici, di congelarli nel tempo con Brina. Quindi io non avrei più bisogno né di rushare verso di loro con l'abilità di Ifrit, né tantomeno spostarmi in avanti con, perché posso sfruttare appunto l'ondata così che vado avanti e indietro. Tra l'altro con questa posso andare avanti, indietro, cioè posso fare un po' di tutto. Tra l'altro va bene, ora la provo, dai. Allora potenziamola, poi ovviamente anche questa potenziamola, ma questa è padroneggia quindi non mi interessa. E Malia che è figa pure. Però il problema esatto che devo scegliere o Brina o Malia. Credo che sia meglio Brina in questo caso, perché Malia potrebbe essere una bella combo in realtà, perché potrei fare Malia con poi o il tornado della Fenice, che sarebbe questo in realtà, con il ciclone scarlatto, che sarebbe figo. Però in teoria sì, facciamo così. Allora dai, proviamolo. Sono curioso. Proviamolo. Allora, mettiamo Shiva. E mettiamo Brina. E polvere di diamante. Ok. Allora, qui sono spuntate altre side quest, ma... Sono spuntate altre side quest in giro per la mappa, oppure... Eh sì, anche in giro per la mappa. Madonna mia, guarda quante cazzo ne sono spuntate. Torna presto, eh? Allora, salviamo sto punto. Allora, io direi che in teoria mi vorrei fare queste, perché queste sono quelle del fabbro e quelle sono quelle delle pozioni che le potenziano. E sarebbero importanti da fare, però le facciamo dopo, dai, le faccio poi per conto mio. Andiamo avanti con la storia, almeno in live... Cerchiamo di andare avanti con la storia. Allora, c'erano dei progetti nuovi che però io volevo guardare lo stesso, perché mi sa che c'è la spada ghiacciata, no? A tema Shiva, penso. Allora, che ti serve? Esatto, lama gelida. Madonna, sembra l'ultima weapon di Kingdom Hearts. Nemmeno un graffio, eh? Qui ancora devo... Vedi, mi sa che ci sono altre cacce. Perché è impossibile che io... Non le ho finite le cacce, vedi? È come dicevo io, ci sono altre cacce in giro. No, in realtà non è vero, non ci somiglia all'ultima weapon di Kingdom Hearts. Sembrava dall'estetica, però... Vabbè. Andiamo avanti, andiamo all'infermeria. Poi quelle sono side quest che servono, una per dare progetti in più al fabbro e l'altra serve per potenziare le pozioni e tutto quello che ho come equipaggiamento. Cacce non ne sono sbloccate nuove, quindi non lo so, mi sa che ce ne saranno forse qualcuna di nascosta. Però per il momento andiamo avanti. Stai bene, Joshua? Meglio di prima. Ma non abbastanza, questo è certo. I tagli e le ustioni sono guariti, ma il tuo corpo risente ancora di ogni incantesimo che hai lanciato. E che cosa potevo fare? Non abbiamo affrontato un nemico qualsiasi. Era il guardiano dell'oscurità. Ma comunque non è bastato. Il re poteva finirmi quando voleva. Invece ha scelto di giocare con me come uno jaguaro con un topo. Tu ti sottovaluti.
Non c'era alcun dubbio. Soltanto un uomo ha imposto il suo dominio quel giorno, e quell'uomo era Barnabas. Mi spiace, fratello. Non dovevo dirlo. È che mi sono sentito così impotente, proprio ora che tutti contano su di noi. Forse anche il principe si sente così. Certo, la frustrazione di Joshua è comprensibile da un lato. Però, raga, Odino è veramente una bestia. Ultima gli ha dato sicuramente un potenziale in più. Però vedi, c'è ancora Bahamut in giro. Che è vivo. Questa è la ragazzina degli unguenti, l'ha salvato. Pazzesca la ragazzina. Unguenti, medicine, kebab. E intanto, vedi, si è medicato tutto il principino. Mi dispiace per la bambina, però il principino piace. Dove mi trovo? Piace la lancia. Fermo. Vedi, la lancia gliel'hanno portata pure. Ecco, viene dal pozzo. Vi prego, datemi il rematch Bahamut contro Odino, per favore. Madonna. Non sto desiderando altro. Mia nonna diceva che gli spiriti si perdono e che con le lanterne ritrovano la strada. Quando se n'è andata, ne ho lasciata una sul fiume. Certo, questa è tutta distruzione per colpa sua, per colpa di Bahamut. Il demone lavora nell'ombra. Sei stato tu a guidare la mia mano, quindi, ultima. Da un lato sì. No, non eri tu. Sono stato io. È esatto. Mia la colpa. Mio il fardello. E per questo dovrò espiare. Le vostre ferite guariscono. I miei unguenti devono aver fatto effetto. Li prepari tu. Finalmente. E li vendo. O ci provo. Ci guadagno da vivere, di solito. Perdonami, io non ho niente per... Lo so, ma non potevo lasciarvi lì in quel modo. Andrete dunque? Per forza. Sono guarito. Grazie a te e a quegli unguenti. Promettete di tornare a farmi visita? Mm.
Bene, Fenice. Sembrerebbe proprio che ti debba le mie ali. Oh! Vieni, vieni con noi. Andiamo, andiamo tutti da Barnabas, facciamo l'allegra comitiva. Magari troverà una risposta. Minchia, Bahamut. Fenice. Immagino. Non ho motivo di attendere. Ifrit più Shiva. Almeno io. Io di motivi ne avrei, ma non vi fermeranno. Prendete le medicine almeno. Ma certo, Lady Taria. Già pronti a ripartire, eh? Quanto ci vorrà per tornare a Cineria? Non so, circa quanto ci abbia messo per venire qui. Anche meno, se vostro zio trova qualcuno che può rattoppare l'Enterprise. Tutto dipende da dove attraccheremo, però. Già, non è che possiamo sbarcare dove vogliamo. Dobbiamo supporre che tutta Cineria sia ostile e che ci attaccheranno a vista. Servirà un approdo incustodito. Forse so chi può indicarcelo. La professoressa, corro ad avvisarla! Mentre pianificate la rotta, andrò dal saggio alle librerie. Voglio la sua opinione su Ultima. Parlerò a Caron delle scorte per il viaggio. Non ne troveremo molte a Cineria. Il corpo di tuo fratello non potrà reggere questi ritmi. Questo lo sai, non è vero? Lo so. Aia. Una nuova lettera. Ok, e nient'altro. Va bene. E allora andiamo a vedere la lettera. Vediamo che cos'è. Forse Jill, che probabilmente mi ha mandato la sua prima letterina da cucciolina cuoricina. Sono tutti pieni di ferite e bernoccoli. Tornate da me. Ah, Iote, anche tornate da me. Siamo qua, Iote. Ah, c'è una side quest addirittura come lettera. Male, male, aia. Capitano Doris, signore, io e gli altri spezza maledizione siamo molto preoccupati per il nostro capitano. Nonostante l'evidente inquietudine e le recenti indagini le hanno... No, che le recenti indagini le hanno provocato. Lady Doris respinge categoricamente ogni offerta di aiuto. Se non vi è troppo di disturbo, vi chiedo per favore di parlare con il capitano per comprendere cosa la turba così profondamente. Cole. Sì, lo faremo dopo, tranquillo, non ti preoccupare. E con la coda fanno 4. Clive, non resta che un cristallo da mandare in frantumi. È un solo uomo per farlo. Vedi di non fallire. 8. Va bene, andiamo a parlare con Vivien. Che tra l'altro adesso dovrebbe essersi aggiornata anche la mappa concettuale con la relazione tra Jill e Clive. Adesso dovrebbero essere amanti, come lo erano, come lo erano Hugo e cosa e Garuda. Puoi pure ripetere. Vediamo, vediamo. Clive, mi chiedevo quando saresti arrivato. Ti prego, dimmi che sei venuto fin qui per liberarmi dal nostro giovane prodigio. Non cerco Mid, ma informazioni su Cineria. Allora chiedi a Molly di mostrarti la cenere nel suo forno. Dimmi pure. Quando l'Enterprise sarà pronta, salperemo per Dorso di Drago. Dovremo sbarcare in un luogo sicuro. Magari un luogo che non trasformi la mia nave in un relitto. Se fosse davvero così semplice, credi che Walud avrebbe resistito tanto all'invasione? Sappiamo molto poco su Cineria, e le informazioni che abbiamo sono frammentate e ormai obsolete. Dobbiamo ringraziare Re Barnabas per questo. Da quando è salito al trono, i confini waludiani sono rimasti chiusi ai forestieri. Se esiste un luogo sicuro per sbarcare, non sarà sulla mia mappa. Perfetto. Ma dici cosa troveremo? Di certo ne sai più di noi. Niente relitti, vero? Va bene, va bene. Se servirà a liberarmi di voi. Ma se mi interrompete, è finita. Ah, ok. Mi fai il riassuntone? Buono. Ok, così tutti possiamo capire un po' meglio. Sono ottimi questi riassunti.
Barnabas Talmr, colui che chiamano l'ultimo re. Se comprendi lui, allora riuscirai a comprendere tutto il regno di Walud. Barnabas era soltanto un bambino quando è arrivato da oltre i mari del sud. E a malapena un uomo quando ha unito le eterogenee tribù di Cineria. E dopo averle scagliate contro Veldermark, ha stabilito il proprio trono tra le antiche rovine del regno. La sua vittoria riuscì a scuotere tutta Valistea. I racconti della possanza di Odino fecero il giro di tutte le corti, i salotti e le bettole del regno. Nota che stiamo parlando dell'anno 843. E che il re siede ancora lì, sul suo trono, ben 40 anni dopo. Quasi immutato dal tempo. Data la recente inattività di Walud, molti pensavano che Odino non avesse più interesse per la guerra. E invece eccoci qua. La Ain Harrier si è schierata in prima fila. Una audace dichiarazione d'intenti. Gli orchi sciamano a Zanna di Drago e orde di Akashic infestano le strade del Kander. Ma come il caos che seminano possa essere utile a Walud, ancora non lo sappiamo. Ciononostante, se l'ordine d'attacco è giunto direttamente da Re Barnabas, sicuramente una cosa è certa. Walud è riuscita a compiere l'impossibile. Cioè si è alleata con gli uomini bestia e i corrotti dall'etere al contempo. Che è un modo indiretto di dire che vi ritroverete in una situazione ignota una volta messo piede su Cineria. Buona parte del continente è già stata invasa dalla piaga e quei pochi porti rimasti sono pesantemente sorvegliati. Per non parlare di tutte le sue difese naturali. Le correnti di risacca spingono le navi impreparate verso il mare aperto e il momento dopo contro le rocce delle coste. Ma è da dire che l'Enterprise non è certo impreparata e che Mid è già approdata a Cineria in passato. Adesso, se solo avessimo con noi qualcuno che conosca bene la costa ombrosa e i punti in cui un uomo intraprendente possa sbarcare. Visto, Clive, avevi già la risposta. Puoi riportarci su quella spiaggia, Mid? Ti ho raccattato, no? È stato difficile, le correnti sono rognose. Ma sai, fosse facile, che gusto ci sarebbe? Ben detto. Grazie, Lady Vivian. Se qualche buon consiglio e delle chiacchiere da taverna meritano tanti ringraziamenti da parte tua, chissà cosa mi procurerebbe un maggiore uso dell'intelletto. Forse altre visite. Mid, voglio tutti nella sala comune. Ora vado a chiamare anche Joshua. Aia! Sì, capitano. Quando c'è questa reunion così, mi sa tanto di... Non dico combattimento finale, però... Cosa ti serve oggi? Allora, io volevo vedere cosa la mappa. Io voglio vedere ecco qua adesso. Innamorata. Cucciola. Jill Warwick, innamorata di Sid il fuorilegge. Cucciola. Ok, basta, volevo vedere soltanto questo. Sono felice adesso. Adesso sono felice. Posso andare avanti. Volevo soltanto leggere la dicitura del fatto che Jill finalmente fosse stata aggiornata innamorata. Allora, vediamo che è successo. Non ho motivo di pensare altrimenti. Clive, questo lo devi sentire. Saggio, prego. Ricordi quando abbiamo parlato della natura divina di Ultima? Beh, da allora ho approfondito molto l'argomento. E le mie scoperte sembrano concordare con quelle di Sua Grazia. Ricorderai che le mie ricerche sulle origini di Ultima sono iniziate dall'affresco di Porta Fenice. Sì. Per quanto lo ritenessi importante, i suoi segreti continuavano a sfuggirmi. Ora, però, io credo di sapere dove trovarne un esemplare completo. Quello che ci darà tutte le risposte. Del quadro? Mastro Clive, per caso nei tuoi viaggi hai sentito parlare del circolo di Malius? Suppongo di no. No. Dico bene? Questa fede prosperava. Era la religione più antica dei regni gemelli.
E sebbene alla fine essa scomparve da Ciclonia, accenni della sua dottrina sono rimasti in culti quali gli ortodossi dei cristalli. Dici che è scomparsa da Ciclonia? E da Cineria? Quando emergono nuove religioni, molto spesso i loro vecchi monumenti vengono abbattuti o riadattati. Ma in assenza di nuovi culti, forse gli antichi templi potrebbero persino essere rimasti intatti. Quindi, capisci ora? Capisci perché devo accompagnarti a Walud? Sembra che il passato abbia ancora molto da insegnarci. Sarebbe stato impossibile senza le riflessioni di Moss. Pensare che non vi siete mai separato dagli scritti del mio vecchio mentore. È un vero sollievo saperli in buone mani. Li proteggerò con la vita. Quindi là ci sono gli affreschi completi. Vieni nella sala comune, se hai finito. Ho intenzione di parlare con tutti. Certo. Quindi finalmente si può vedere il disegno completo, dove Ultima in teoria era sopra, perché quella... diciamo quella creatura sopra era Ultima e sotto in teoria dovevano esserci gli Aikon. A questo punto, quando volete, ci sono tutti gli Aikon di sotto in teoria. Mi ha detto che potrà guidare l'Enterprise. Se è così che era il disegno divino, dove appunto lui era la divinità e gli Aikon la manifestazione del divino. Chiedo scusa. Ormai sapete tutti dove andremo e perché. Quindi non vi darò i dettagli noiosi, solo quelli importanti. Se proviamo ad avvicinarci a Stonir via mare, potremmo essere avvistati e cadere vittime dell'artiglieria nemica. Dunque, sarà meglio che noi sbarchiamo sulla costa sud-ovest e raggiungiamo Dorso di Drago a piedi. Ho detto noi, ma... molto probabile che tutta Cineria sia sotto il controllo di Ultima. Un gruppo numeroso attirerebbe troppa attenzione. Rallenterebbe la nostra marcia e richiederebbe rifornimenti difficili da ottenere. Quindi andremo soltanto io e Joshua. Addirittura! E uno scout. Meglio se abile. Gav, tu ne conosci uno? Puoi scommetterci le chiappe. Ma vorrei comunque prendere in prestito qualche mappa di Lady Vivian, giusto per sicurezza. Quando ci avrete lasciati sulla costa, dovrete ritirarvi in acque neutrali. Battete bandiera mercantile e non date nell'occhio. Se sentite che qualcosa non va, lasciateci lì e tornate a Ciclonia. Discrezione è il mio secondo nome. Ma col cavolo che abbandono qualcuno. Non ci muoveremo finché i vostri brutti musi non saranno a bordo. Jill... l'Enterprise sembrerà un bersaglio facile sia per i realisti che per i pirati. Dovrai impedire che venga abbordata. Non preoccuparti. Terrò al sicuro nave ed equipaggio. Vi occorrerà un passaggio a casa, dopo tutto. Ma... molto bene. Se non ci sono domande, ci vediamo tutti al molo. Donna, partono soltanto i due fratelli, incredibile. Madonna, qui c'è la rivelazione che fa seccare la testa, io già lo so. Che tu te ne vada. Ho bisogno di parlarti. Certo. Che è successo, Otto? Mi è sembrato tipo preoccupatissimo. Nel frattempo spuntano side quest come i funghi. Come si fa a separare le acque? Qualcosa non va. Per niente. E dai. Non si può più salutare un amico. Volevo solo dirti che terrò tutto in ordine mentre tu salverai il mondo. Ti prendo in parola. Ah. Mi sembrava molto peggio in realtà. Minchia, da come gli ha detto, tipo... Madonna, quante side queste che si sono aperte. Porca vacca. Vabbè, meglio. Avrò qualcosa da fare.
Quindi finalmente siamo approdati a Cineria. Era l'ultima zona che effettivamente mancava ancora. Costeggiando le scogliere sarà una lunga camminata per la capitale. Vado avanti io. Provo a cercare una strada nell'entroterra. Da quel gav è mostruoso. Clive. C'è una cosa che volevo chiederti. Hai preso il suo Aikon. È vero? Sì, è così. Ha capito. Che è successo? Minchia. Oh, ha capito. Ha capito che avevi deciso di salvare il mondo tutto da solo e che senza il suo potere saresti morto. Perché l'hai costretta a scegliere? Perché sapevi che non ti avrebbe mai detto di no. Ma io lo farò. Non puoi respingerci per sempre. Dobbiamo salvarlo insieme, il mondo. Non solo tu. Ho usato il mio dono perché ritenevo fosse la cosa giusta da fare. E sei davvero convinto che questo salverà te e tutti noi? È così. E sia allora. Certo, perché lui è convinto, dice... Ma ricorda, non sei solo. Credo di aver trovato una strada. È convinto del fatto che Clive stia facendo tutto questo per sacrificarsi. Niente, chiacchiere tra fratelli. Che Joshua è più attento di te. Non l'ho capita. Grande Gab. Joshua si è convinto del fatto che Clive stia facendo tutto questo per sacrificarsi e salvare tutti, quando invece lui stesso gli ha detto di non farlo, no? Dice, tu non sei da solo. Cioè, se tu vuoi comunque utilizzare i nostri poteri, fai in modo di utilizzarli al tuo fianco e non facendoti carico di tutto ciò che è praticamente la nostra battaglia, ecco. Oh, non saprei, Clive. Quel castello ha un'aria così invitante. Vogliamo verificare l'ospitalità dei suoi abitanti? Ah, da qua non si può salire, quindi per il momento siamo quasi vincolati. Oddio, ah no, mi sembrava un nemico quello, invece no. Cos'è un forte questo? Questo luogo è morto come il fantasma di Grigor. Ci sono cristalli che non funzionano più. Case tutte distrutte. E là ci sono degli Akashic. Quindi cosa ci abbiamo? Ci abbiamo altri oggetti, altra roba. Sapevo di aver fiutato qualcosa. Io qui vedo solo orchi e Akashic. Spero che la gente sia scappata di tempo. Vedi, è comoda, vedi, posso andare comunque. Certo, Clive... niente.
Clive che gli appare il mantellino così, oddio, è un po' particolare. Certo non è veloce come la Fenice in realtà, Shiva, perché le fa uno scatto leggero e non è veloce come la Fenice. Per cui non lo so effettivamente. Forse come utility è più utile. È più utile Fenice. Fenice barra Ifrit. Perché comunque la traslazione della Fenice è molto più lunga. E poi gli attacchi di Shiva. Sì, dai, facciamo formazione classica. Allora, combustione e fiamme della rinascita. Sì, facciamo setup classico. Che per il momento mi sto trovando molto meglio con questo. Vedi, non c'è paragone. Di qua cosa c'era? Nulla? Sì, di qua mi sa che da dove siamo scesi. Ah no, vedi, qui c'è un'altra zona. Ma qua mi sa che allora forse si sbloccheranno altre cacce. Perché questa potrebbe essere una bella zona per una boss fight. Quindi mi sa che qua ci saranno altre cacce nel dopo. Quindi non sono finite le cacce. Io ero convinto fossero finite. E allora vedi, probabilmente, come ho detto io, ci saranno poi anche delle cacce extra che si sbloccheranno. Qui non c'è nulla. Buono, meglio, sono contento. Sono assolutamente contento di questa cosa. Sembra di rivedere il Canver. Dove sono finiti i realisti? Mi sa che sull'accoglienza avevi ragione tu, Clive. Vedi, ci sono corvi. Puzza di distruzione e di morte. Eccoci. Guarda. Madonna mia! Quanti minchia sono? Tutta Cineria è caduta nelle mani di Ultima. Ma già da un bel po'. Una delegazione di pace. Sarebbe meglio avvertire gli altri. No, c'è mio zio a tenere d'occhio la costa. Troverà il modo di intrattenere gli ospiti non graditi. La meta è Dorso di Drago, ma abbiamo ancora parecchia strada che ci separa. Ah, quindi loro stanno andando comunque verso il cristallo, nonostante tutto. Beh, chi lo sa? Magari quello non sarà un covo di mostri bavosi. Bah. Quindi, nonostante tutto, proprio la direzione è sempre il cristallo. Clive, procedi pure senza di me. Cosa? La fortezza è antica quanto Porta Fenice, se non di più. Potrebbe celare gli ultimi segreti di Ultima. Se vogliamo sconfiggerlo, li dobbiamo svelare. D'accordo. Non finire nei guai. Come sempre. No, e quindi no, non li guardo io i segreti di Ultima, io voglio saperli anche.
Ne sei proprio sicuro? Cosa, di lasciare mio fratello da solo? Certamente. Più o meno. Lui se n'è andato. La mappa di Lady Vivian è così vecchia che è difficile leggerla. Ma se ho capito bene, siamo vicini a un villaggio chiamato Eistla. Ci recheremo lì, ci riforniremo e aspetteremo Joshua. Scusa, non potevamo andare allora tutti quanti insieme? Cioè, c'è bisogno allora. Quindi aspetteremo Joshua. Andiamo tutti insieme, no? Andiamo a vedere i segreti di Ultima. Che io sono curioso come la scimmia. Anziché andare qua. Puzza proprio come il buco del culo di un morto. Anche se ho i miei dubbi, ucciderci sarà solo il danno. Ci sono gli Adamantart. Fuori! È finito! E luce! Aia! Combattimento non ci fa mai male. Bravo Torgal. Torgal OP. Se tolgo. Ma che cos'è un drago? Uno scheletro di drago? Oddio, ci sono anche le gelatine. Quelle maledette infami. Ma stavolta il moveset lo conosco. Oh!
Ah. Non si scherza con i Perry. I Perry sono una cosa seria. Bravo Torgal. Per il soffio di Bahamut. Non guardare giù, Torgal. Madonna mia. Holy up, anche qua. Quello deve essere Istla. Ecco, vediamo che troviamo qua. Cosa ne pensi, Clive? Che siamo arrivati tardi. Esatto, qui ora c'è qualche boss. Merda, si sono trasformati. Non c'è nulla che possiamo fare. Io non direi nulla. Niente tregua, Gap! Ma sono così tutti i villaggi di Cineria? Ci penseremo dopo, Gab. No! È finito. Ancora? Wow! Si ci ha messo anche quello dietro. Aia. E ora arriva quello grosso, vero? Eccolo. Salve. Buonasera. Vabbè, tu sei già... Aia. Come osi?
Ale. Una bella combo. E via. Come è giusto che sia. Gav, non dirmi che ci sono altri di quei bastardi. No, peggio. Oh, merda. Minchia. Sei venuto a guardare, Odino? Sei diretto a Stormir. Bene. Il mio padrone ti attende alla capitale. Però io non ti posso permettere di presentarti da lui in questo stato. E come pensi di fermarci? Come? Con questo? Madonna mia! Non mi dire che lo devo andare a distruggere. Cosa hai fatto? Se il ricettacolo vuole proseguire, non ha che da chiedere. Farò in modo tale che il trofeo del mio signore sia reso presentabile. Oh merda! No! Clive, ti spiacerebbe spiegarmi che cosa cazzo è successo? Dillo a me. Prendi per il... E adesso noi come lo superiamo, quello? Faremo richiesta di udienza al re. Se sua maestà vuole che vada da lui a chiedere. È esattamente quello che farò. Prima che tu presenti la tua richiesta, non sappiamo nemmeno dove sia quel bastardo. Che ne dici di calmarci un po' e ragionare a mente fredda, eh? Va bene. Forse c'è qualcosa di utilizzabile. Quindi siamo completamente bloccati al momento. Ce ne fossero più. Lo pensavo anch'io. Ah,
Vi prego, no. Questo è umano. Signora. Wow, calma, calmati. Non siamo infetti, vedi? Madonna, è bellissima anche lei. Chi? Vi ringrazio, gentili viaggiatori. È incinta? Come è combinata? Edda, perdona la mia domanda, ma cosa è successo qui? È iniziato tutto quando è cambiato il cielo. Per gli anziani si tratta dell'Arché. Uno dopo l'altro sono impazziti tutti. L'etere li ha portati alla follia. Io sono l'unica rimasta. Ormai non potevo neanche più scappare. E poi sono arrivati i cavalieri. E io non sapevo che fare. Questo Arché sarebbe... È una storia che ci raccontavano i nonni quando facevamo i capricci. Parla del cielo che si fa sempre più nero prima che la terra esali l'ultimo respiro. La fine del mondo. Quelli che sono impazziti, dove sono ora? Loro sono andati via, attirati a est dalla torre. Est. Reveri, gli anziani, il guaritore, il fabbro, mio marito. Sì, è incinta. Tu pensi che sia stato lui? Ma certo. Chi altri, se no? Eri nel Kander. Hai visto che ha fatto alla gente. Scusa, e lei allora? Come ha fatto a non impazzire? Grazie al bambino. Magari la protegge dall'etere. Non riesco a trovare altre spiegazioni. Cioè, è un portatore? Non conterà niente se la magia di Ultima avrà effetto. Il tempo stringe. Infatti, con l'unica soluzione. È lì che troveremo il re. Lei ha in grembo un portatore, quindi in grado di, diciamo, gestire l'etere. E di conseguenza lei non è impazzita. Lo sapevo. È come a Porta Fenice. Perciò alla fine di queste scale dovrebbe... Ti prego, facci vedere il disegno completo. Voglio vedere il disegno completo di Ultima, ti prego. Ti prego, non lasciarmi in sospeso. Sì, eccolo. L'affresco è completo. Ecco, vedi, ci sono tutti gli icon sotto.
l'ultima è il suo ricettacolo, Ifrit. Garuda, Ramu, Shiva, Titano, Bahamut, Odino. C'è persino Leviatano il perduto. Minchia. Ma... dov'è la Fenice? La Fenice è lì. Per il fondatore. No, quello in cima è ultima. Ifrit sono tutti sotto gli altri. Tranne Fenice, che invece... è questo che vuoi. Vero. Fenice è là sopra.